Ogni anno, la seconda domenica di maggio, si celebra San Cono, patrono del piccolo borgo omonimo di poco più di 2.400 abitanti, in territorio della città metropolitana di Catania, in Sicilia. San Cono è poi il santo protettore, lo invochiamo per San Cono è potente per il mal d'orecchio, per il mal di naso, per le malattie del naso, della gola e poi libera dalla peste, dalla fame e dalla guerra. Queste sono le intercessioni di San Cono per i suoi devoti. La festa è così sentita dai sanconesi che il comune siciliano, situato in zona collinare alle pendici dei Monti Erei, per l'occasione dei festeggiamenti in onore del patrono, che si protraggono per diversi giorni, vede rientrare numerosi I emigrati. santi sono l'espressione dello Spirito Santo, che è questo spirito che attraverso di noi porta l'immagine di Dio. Dio è amore. I santi ci portano questo messaggio. In San Cono vediamo l'amore verso il prossimo, verso i poveri, verso anche i calunniatori che lo hanno calunniato. Secondo le notizie che di San Cono sono state tramandate ai posteri, pare che tornato da un viaggio di preghiera, egli trovò i suoi genitori deceduti. Essendo unico erede, vendette il patrimonio e donò il ricavato ai poveri, credendo di poter tornare a condurre la sua vita da eremita. Ma una giovane fanciulla di Naso, di nobile casato, che era caduta in peccato con un giovane, rimanendo in disonore, incolpò l'eremita dell'accaduto. Nonostante la sua tardetà e la fama di santità di cui già godeva, fu denunziato al governatore e trascinato davanti al giudice, che nonostante le pacate risposte dell'eremita lo condannò ad essere spogliato nudo e fustigato in pubblica piazza. Ma quando venne spogliato, comparve un corpo esile, coperto di piaghe, e si scoprì che indossava il cilicio attorno ai fianchi, strumento di penitenza. La calunnia risultò infine non fondata ed il vecchio abate fu riaccompagnato in massa dal popolo, osannante, nella grotta da cui ingiustamente era stato prelevato. La festa si snoda con una particolarità: il santo va in giro per le strade quasi correndo per stare tra la sua gente, stare con la sua gente e addirittura portare a tutte le famiglie della nostra cittadina la serenità di essere protetti. Di avere un santo intercessore presso il Padre. Il corteo in onore del patrono, che peraltro verrà ripetuto dopo 8 giorni, ha percorso le vie del borgo domenica 14 maggio, con la bara portata a spalla dai sanconesi. Oltre al caratteristico incedere, simile ad una corsa del santo, altra peculiarità di questa processione è la presenza di un fedele incaricato che accanto al fercolo raccoglie preghiere ed offerte, gridando a gran voce il nome di chi sta offrendo e l'importo offerto. A ciò il popolo risponde con il caratteristico grido Viva Dio e San Cono.